azzurro, il dominio di transizione e bacinale, pelagico, del un Sabino Umbro Marchigiano in arancione, e è indicata l'area coperta dal foglio d'Ajacozzo, che vediamo copre principalmente un'area di piattaforma e marginalmente la zona di transizione sabina. Il foglio d'Ajacozzo è stato stampato nel 2005 dal Servizio Geologico, ecco come si presenta. Vediamo che l'Appennino centrale, il dominio di piattaforma, come sappiamo, è organizzato in dorsali orientate circa nord-ovest, sud-est, dorsali principalmente carbonatiche, separate da valli occupate da depositi per lo più silicoclastici, parallele alle dorsali. Nel foglio d'Ajacozzo abbiamo tre dorsali principali, che sono quelle con i colori più vivi, vediamo qui, la dorsale dei Monti Simbruini, la dorsale dei Monti Carseolani e la dorsale, diciamo, del Monte Faido, Monte San Nicola, chiamiamolo in questo modo, la dorsale minore qui. Mentre marginalmente nel foglio sono incluse anche la dorsale delle montagne della Duchessa, che è imponente, ma è per lo più fuori foglio, e la dorsale dei Monti Sabini, che è inclusa veramente in maniera molto marginale in questo settore occidentale del foglio. Tra la dorsale dei Simbruini e quella dei Monti Carseolani passa un allineamento di valli occupate da depositi silicoclastici, la Val Roveto e la Valle del Turano, e poi altra valle importante è la Val di Varri, che è occupata da una potente successione silicoclastica. La stratigrafia può essere descritta in maniera molto generale, può essere suddivisa in tre momenti, diciamo, principali. C'è una fase preorogenetica nella quale si sedimenta una successione di piattaforma carbonatica, che nell'area del foglio è di età cretacico-miocenica, una fase sinorogenica in cui si sedimentano unità terrigene, per lo più tortoniano-messiniane, è una fase post-orogenica in cui si sedimentano depositi per lo più continentali. Come nell'area del foglio d'Ajacozzo sono compresi due importanti lineamenti tettonici, due tra i più importanti lineamenti tettonici dell'Appennino centrale. Qui vediamo, in questo schema generale, vediamo uno è la linea Olevo-Antrodoco, che verso nord diventa il thrust frontale dei Monti Sibillini, e un'altra è il thrust frontale dei Monti Simbruini, che continua anche a sud dell'area occupata dal foglio d'Ajacozzo. Tutta l'area occupata dal foglio è stata suddivisa in varie unità tettonostratigrafiche, che sono appunto delimitate da questi importanti lineamenti tettonici. Una è l'unità Sabina, che è delimitata dalla linea Olevo-Antrodoco. Una è l'unità dei Monti Simbruini, delimitata dal thrust frontale dei Simbruini. Poi le altre unità sono delimitate da lineamenti distensivi che ribassano la successione verso sud-ovest. Qui abbiamo le montagne della Duchessa, la dorsale di Val di Varri, San Nicola, e i Simbruini, diciamo, sono divisi in due subunità, ma questo è un po' importante. Un altro lineamento molto importante è la faglia della Val Roveto, che nella Val Roveto, chiamata così nel settore meridionale, che verso nord diventa la faglia bordiera dei Monti Carseolani. Questo lineamento tettonico ha una cinematica per lo più trascorrente o traspersiva a sinistra, ma è stato riattivato più volte nella storia geologica e attualmente è un lineamento tettonico attivo, è una cinematica distensiva, è una faglia sismogenetica. L'area in cui verrà svolta l'escursione è l'unità tettonostratigrafica dei Monti Simbruini. In questa sezione geologica, che taglia tutto il foglio d'Ajacozzo da sud-ovest a nord-est, vediamo come si presentano le varie dorsali che ho appena nominato. Questa molto ampia è la dorsale dei Monti Simbruini, che si accavalla sui depositi terrigeni della Val Roveto, qui verso nord-est. Continua sotto la sezione,
Abbiamo poi la dorsale dei Monti Carzolani con la faglia bordiera dei Monti Carzolani, la dorsale e la valle della Val di Varri occupata da depositi terrigeni, poi le altre dorsali Monte Faito e Montagne della Duchessa bordate da faglie dirette molto importanti. Ognuna di queste unità tettonostratigrafiche ha ovviamente delle successioni di piattaforma differenti, ma tutte correlabili e comunque di età che non scende mai al di sotto del Cretaceo, quindi le successioni di piattaforma sono di età beriasiano-miocene. Quella che interessa a noi è la successione dei Monti Simbruini. I Monti Simbruini sono una struttura imponente, bordata a nord-est, come ho già detto, dalla Val Roveto e a sud-ovest dall'allineamento Valle dell'Agnene e Valle Latina, e qui non è indicato in carta. La successione di piattaforma dei Monti Simbruini è molto potente, sopra i 3 km, e inizia nel Trias. In questo schema vediamo in viola sono indicati i termini triassici, in verde i termini giura-cretacici e in marrone i termini di piattaforma miocenici, mentre i depositi indicati in blu sono un'unità peculiare che affiora al fronte dei Monti Simbruini, un'unità clastica nota come Brecce della Renga. Come ho già detto, solo la porzione settentrionale dei Monti Simbruini è inclusa nell'area del Foglio d'Ajacozzo, mentre gran parte della dorsale è inclusa nei fogli Subiaco e Trasacco. Per quanto riguarda questa porzione settentrionale, i termini di affioramento non sono più antichi del Cretaceo. Ecco, qui manca ovviamente una figura. C'era una successione carbonatica, una colonna stratigrafica con la successione di piattaforma, ma ovviamente, ecco, ok, è questa. Diciamo che la successione di piattaforma comprende 4 unità informali cretaciche che almeno fino al Cenomaniano sono caratterizzate da facies per lo più di bassa energia, mentre dal Turoniano in poi sono caratterizzate da facies ad alta energia. In queste 4 unità sono state riconosciute tutte le biozone del Cretaceo, ad eccezione della zona discrobita e migliorite del Maastrichtiano superiore. Ecco, qui c'era un attimo e torno indietro. Al di sopra della successione cretacica è presente la laguna paleogenica, per cui c'è uno hiatus deposizionale che copre un intervallo molto ampio che può andare dal Maastrichtiano superiore o addirittura dal Campaniano fino all'Aquitaniano. Poi i depositi trasgressivi sul Cretaceo di età miocenica sono stati suddivisi in 2 unità, che sono una unità inferiore, calcarnite arancioni adechiniti, e un'unità superiore, calcare biozoe e litotamni. La successione terrigena successiva allo stop, diciamo, della sedimentazione carbonatica si può dividere in una successione normale, che è quella tipica, è l'Appennino centrale, quindi con marnea orbulina e un complesso torbiditico silico-clastico, quindi una successione tipica di tutto l'Appennino, e una unità, come ho già detto, peculiare del fronte dei Simbruini, che sono le Brecce della Renga, discordanti sul substrato carbonatico, e affiorano solo nella zona esterna dei Simbruini. Questa unità è eteropica della successione normale, e le sto nominando perché ovviamente domani, anche se di sfuggita, vedremo anche queste unità. Gli stop, l'escursione di domani si svolgerà in 2 stop situati entrambi sulla dorsale dei Monti Simbruini. Il primo è Santa Maria dei Bisognosi, il secondo è Marzia. Vediamo qui come sono ubicati sul terreno. Nel primo stop vedremo una successione che copre un intervallo che va dal Santoniano al Miocene. Il secondo stop invece sarà tutto nel Cretaceo, con un intervallo che andrà dal Turoniano al Santoniano. A Santa Maria di Bisognosi vedremo
principalmente una nota successione sezione stratigrafica, nota sia perché è stata studiata e pubblicata in vari lavori. Probabilmente il motivo per cui è così studiata è che è molto ben accessibile, cioè ci corre la strada che porta al santuario di Santa Maria dei Bisognosi. La successione è spessa circa 500 metri, di cui i 220 metri inferiori sono costituiti da depositi calcarei, diciamo, di ambiente subtidale o intertidale, seguiti da 200 metri di depositi calcarei e anche dolomitici organizzati in cicli periditali e poi dai calcari miocenici di rampa. I livelli cretacici sono ricchissimi di rudiste e di questo ne parlerà dopo il dottor Cestari. Affronteremo questa sezione stratigrafica scendendo dal più giovane al più antico per motivi logistici, quindi domani incontreremo dapprima i calcari miocenici, abriozoi litotammini e poi le calcarinite arancioni adeghiniti, che sono caratterizzate alla base da una brecciola costituita da clasti cretacici che indica proprio la trasgressione miocenica sul cretacico. Sarà osservabile sul terreno la laguna paleogenica, i termini miocenici sono qui trasgressivi sul campaniano, vediamo in questa spettacolare sezione sottile proprio la trasgressione miocenica sui termini cretacici e sopra c'è il miocene. Poi scendendo potremo fare delle osservazioni su due biozone del cretaceo superiore, la biozona di scrobite ostracodi del campaniano e la biozona d'Accordia laconica e Rotorbinella scarsellai del Santoniano. Qui è indicato anche Coniaciano, ma il Coniaciano è dubbio, quindi noi ci fermiamo al Santoniano. Come già detto, sono molto abbondanti i livelli bioclastici a rudiste. Il secondo stop è situato a Marzia, che è una stazione sciistica nel comune di Tagliacozzo, dove affiorano principalmente calcari a radiolititi. Gli affioramenti sono appunto caratterizzati da abbondanza di livelli a rudiste. Qui ci troviamo nelle vicinanze del fronte di Simbruini, quindi vediamo anche che discordanti sui calcari a radiolititi c'è questa unità marrone che è appunto le brecce dell'arenga di cui ho parlato prima. Questo secondo stop è articolato a sua volta in tre stop. Nel primo è stata misurata, diciamo, una piccola sezione di circa 5 metri, misurata e campionata. I campioni hanno restituito un'età turoniano, forse coniaciano basale, ma questa piccola sezione è caratterizzata dalla presenza di un banco molto spesso, circa 1,60 m, ricchissimo di rudiste. Mentre gli stop 2B e 2C non sono caratterizzati da, cioè gli stop 2B e 2C non sono state misurate nelle sezioni campionate, ma sono caratterizzate appunto dall'abbondanza di rudiste anche associate con gasteropodi e hanno un'età santoniano. A questo punto lascerei la parola a Riccardo Cestari.